Oggi ufficialmente è l'ultimo episodio di questa serie. Facciamo la grafica e rendiamo il mio KTM il più forte e più bello d'Italia. Importante per la questione grafica, io vedrete, sto andando dai ragazzi di Wrap Lab, tra i più famosi in Italia che fanno le grafiche, i wrap alle macchine, alle moto. Per quanto riguarda la scelta della grafica, è stata la cosa più difficile mai fatta in vita mia, perché volevo una grafica che fosse bella solo esclusivamente per me. La moto sarà finita e chiusa come piace a Giovanni Fois, anche a caso io che ci ho speso quasi 45.000 euro, sono io che ci devo andare in giro e sono io che sono innamorato della mia KTM e ho tutta la mia visione di stilistica, di colori, cioè sono un po' particolare su queste cose. Quindi andiamo, perché anche i ragazzi di Wrap Lab non vedono l'ora di fare la moto, perché tra pochi giorni dobbiamo fare il reveal con un evento a Milano. Scusate, cerco Wrap Lab. Eh? Ah, siamo qua. Ah, scusate, non lo sapevo. E niente, io pensavo fosse una battuta divertente, raga. Non piaceva a nessuno. Piccolo spoiler, la pellicola è quella. Immaginati già spoiler, questa è la pellicola. Quindi la sto lasciando qui ufficialmente. Pronti a trasformarla. Ciao piccola. Ciao ragazzi, grazie mille. Ci vediamo venerdì. Tu controlla se fanno tutto bene. Ciao, ciao a tutti. Amore, ti capisco perfettamente. Sai perché? Perché quando ho rifatto le tette, io non sapevo come sarebbero venute. E manca ciò. Abbiamo lasciato la macchina, ragazzi, di Wrap Lab. La moto. La moto. Abbiamo detto la macchina? Sì. Ho sbagliato. Ora, da quello che ho capito, non mi manderanno una foto, non mi manderanno uno spoiler, non mi manderanno niente fino a quando non farò la reaction, quando andrò a ritirare la moto. È già devastante adesso, tra poco diventerà ancora più che devastante. E quando poi faremo il reveal, faremo vedere tutte le modifiche che sono state fatte a tutti i ragazzi che verranno all'evento. E ora time skip fino alla reaction della moto. Sto andando a recuperare il Super Duke con la grafica che non ho ancora visto. È una sorpresa anche per me, ma soprattutto sarà una sorpresa per tutti quanti oggi all'evento. Siamo arrivati e io lì in fondo vedo già la mia moto sotto un telo. Sono hypato, ma mi sto anche cagando sotto. Siamo pronti? Come uscire secondo voi? Allora, faccio due domande importanti. La prima, ti posso dire che non mi piace? Sì, sincero. Sono sincero, perfetto. Era solo quello che volevo sapere. Allora, che io sono molto particolare. La okay. Grafica che tu hai confermato okay. Con qualche modifica strutturale da parte mia. Io chiudo gli occhi. Oddio, aspetta, non sono pronto. È tolta. Ti dai i riflessi, non ancora. Sono indeciso se guardare. Porca vacca. Ah no, vabbè, è uscita veramente figa. È veramente coatta. Abbiamo lasciato il carbonio perfetto. Accompagna benissimo. Vabbè, adesso siamo a un bel livello, Bravi. Bella. La facciamo vedere oggi all'evento e vediamo che dice la gente. Sono arrivato davanti a PND KTM e i ragazzi stanno per fare la reaction. I ragazzi con cui ho iniziato tutto quanto, con cui tutto il progetto è nato, stanno per fare la reaction alla grafica. C'è un po' d'ansietta. Ed eccoci qua di rito. Albi, vieni. E vai. Porca bestia, sei sbarluscica. Bella. È sopra le aspettative. Sopra? Sopra le aspettative. Tu non vedi il riflesso sulla tua faccia della grafica? Perché il rendering era bello, ma vederlo così è un'altra roba. Complimenti. Una così non l'ho mai vista, dai, sono sincero. Come? Non l'ho mai vista così. Vabbè, è unica. Unica, bella, mi piace. È figo, eh? È un pezzo unico questo. Pezzo unico tutto. Spettacolo. Ho anche il giro ruota comunque bello. Sei pronto? Io ti dico solo che già una persona poi gli ha fatto i complimenti e Albi è rimasto sbalordito. Vedi tutti. Vai. Oh, madonna, ragazzi. Hai capito? L'avete fatto voi, eh? È anche vostra, eh? Bella. Complimenti. Capolavoro. Non possiamo far vedere nulla, sono bloccato così. Vai. Mamma mia, non vedo l'ora di farvi vedere, raga. Ragazzi, andiamo, ci stanno già aspettando, ci sta un po' già di gente, sono un po' ansioso, soprattutto perché voi due non l'avete vista. Eccola. Sta diventando un raduno qua fuori, sta diventando un piccolo raduno. Tra poco ci sarà il momento del discorso. Non lo sa nessuno che farà un discorsetto, però comincia ad esserci tanta gente e comincia ad esserci un po' d'ansia. Che bel momento, ragazzi. Fate tutti un applauso. A te il blocco. Allora, volevo fare un discorso, mi sono dimenticato. Dai, fa un discorsino, qualcosa. Discorso. Discorso. Allora, specifico due cose.
quando mi commentano tipo potevi scegliere l'H2 invece di spendere 45.000 euro per una moto, potevi prendere V4, Ducati, se volevo prendere Ducati, prendevo il Ducati. Però volevo fare un progetto custom per renderla più unica possibile, volevo ricordare com'è nata sta moto, come sono venuto a comprare le moto, volevo comprare la moto, ma mi vergognavo a comprarmi la sola, quindi ho fatto due per comprare tre. Per me Emanuele e Marco, chi ha visto la serie si ricorda che abbiamo fatto. Gli chiesi questo favore e lui mi fece anche uno sconto sulle moto. Da lì inizia la collaborazione, siamo diventati amici, io vengo qua anche quando non devo fare modifiche alla moto, ogni tanto porto i cornetti, basta, non parlavo troppo, diamola fuori, ci siamo. Generico, che ne pensate? È più bella di quella di Spampinato. Grazie, non è che ci vogliamo molto. Ed è per questo che oggi Spampinato è venuto, perché c'è la paura. Cos'è? Madonna. Ah, ok, le paure. Così non divento sordo. E anche ai ragazzi di P&D, tutto il team, che dove il ragazzo che se n'è andato, che fa le nottate a ripararmi la moto, montarmi, se n'è andato, per dire, per niente. Non so chi di voi si è affacciato alle moto un po' più tardi, dopo i 25 magari. Io mi ricordo esattamente quando ho fatto il primo video, appena entri in un mondo sembra che nessuno ti vuole, che nessuno vuole condividere quello che ha, la passione è solo vostra, che ognuno ha la sua cosa e non la vuole condividere, e rimane sempre come se fosse una cerchia, i motociclisti sono tutti amici. Però io inizio, quando mi sono infilato da neofita, perché mi sono comprato un 1290 dopo un mese di moto, tutti quanti che mi hanno detto che cazzo fai, c'hai 30 anni che non c'hai passione. E io qui ci ho fatto una scritta che riguarda proprio sta cosa, e c'è scritto find your way, join the race, che richiama un po' il ready to race di KTM. Trova la tua via, trova la tua passione, anche se è tardi e c'hai 40 anni e vuoi andare in moto, sti cazzi, e join the race. Questo era il concetto, non importa l'età, ma... Ma vogliamo fare un piccolo recap della moto? Per chi si è perso magari i video? Bravo. Facciamo un bel recap? Vai. Partiamo. Carbonio, tutto. Tutto lo avessi potuto mettere in carbonio, quindi monoposto, tutte le carene, il serbatoio, questo, avanti, dietro. E così per affidare i freni, questo pezzettino piccolo che ha 100 euro. Guardate che merda questo coso, oh, qua. Di qua 100 euro di coso di merda. Appena lo vedete qui c'è tutto il carbonio, quasi tutto, se non tutto l'ergal. Di qua non lo vedete, ma c'è tutto il motivo in ergal, le protezioni, tutti i vari tappini che il signor Albi qua sopra mi ha convinto a sborsare per i tappini ergal. Poi ci sono carico completo con mappatura dedicata, filtro dell'aria spring filter. Poi abbiamo fatto i dischi del freno davanti e dietro, la Margherita Wave con una pompa radiale Brembo RCS corsa corta. E va sicuro che frena. Pedane arretrate per andare in pista. Poi abbiamo fatto le sospensioni, quindi davanti e dietro un monoammortizzatore, un Apex Pro con le forcelle davanti, anche quelle Apex Pro, forcella completa. E non ultimo i cerchi, che sono cerchi forgiati. Quindi perdono un chiletto e due sul totale. E il wrap. E il wrap che abbiamo fatto in collaborazione con Wrap Lab. Bravissimi! Il grafico che gli ho fatto fare 14 colori diversi, inizio deve essere blu, arancione, ma il problema è il carbonio. Lo copri tutto il carbonio, lo lasci, non lo fai vedere, lo devi lasciare, quindi il blu ci sta male. I cerchi erano neri, quindi sarà un po' di cose così. Ah, giusto, le selle, chi l'ha detto? Bravo. Bravo. C'era anche l'altra, ma non c'era niente che me lascio il mono.
l'ho fatto con Tappezzeria Italia, che è la copertura della sella, me la fanno personalizzata per qualsiasi modo avete e tutto quanto. C'è pure lo sconto, potrebbe essere Voice 10, ma per conferma ve lo lascio qui in sovraimpressione. Ah giusto, la fizione! Abbiamo messo la fizione ovviamente, rende tutto più figo. Mancano solo queste, che quando arrivano? Fine luglio. Fine luglio, quindi la serie sarebbe fine ad agosto, e ad agosto con 80 gradi qui non ci veniamo manco io. Però queste non sono della moto ovviamente. Più o meno dovrebbe essere, d'accordo, il bravo e tutto quanto, 45.000 euro dovrebbe essere. Aggiungo una cosa, bravi, bravi che tutti me l'avete chiesto. Se volete, ho messo lo sconto su Gami, 20%, è la più figa d'Italia. Sì. Vai ragazzi, una volta possiamo farci una foto. Potessi un attimo? Sono un attimo, sto sudando perché devo comprare una maglietta. Ok, volevi comprare una maglietta? Abito a Lugano. Ok, arriva a Lugano. Lo so, ma non facciamo in tempo per oggi. Ok. Faccio il tatuaggio. Cioè, guarda qua. Se l'è fatto oggi, fresco fresco. Zio, un applauso, ragazzi. Mi sa che noi gli dobbiamo regalare qualcosa. A intuito dopo ti regaliamo delle magliette. Grazie. Vediamo un attimo. Finissimo. Cioè, si è tatuato Gami prima di me. Dammi il contatto di Instagram che dopo ti mando la roba nuova. Oh, sono spariti tutti. Allora, io lo so che in privato l'ho già detto, ma è giusto dirlo anche nel video. Ricordatevi da dove viene sta moto. Cioè, quello che ne è stato quella moto, tutta la storia. Quindi, se è qui, se è diventata così, se abbiamo fatto una bella storia anche grazie a voi. Quindi ti voglio ringraziare a te e tutti i ragazzi del team, che veramente grazie. Spero di aver fatto un bel evento, spero vi sia piaciuto quanto e che la moto sia uscita perfetta. Guarda, è stato veramente bellissimo, molto emozionante, si vede quanto la gente ti vuole bene. Veramente non ci aspettavamo tutte queste persone, erano tutte felicissime, quindi grazie Giovanni. Grazie a te. Veramente grazie a voi, grazie. È stato proprio bello, 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 grazie. Abbiamo fatto un progettino che è appena iniziato. Quando arriva l'inverno... Andiamo avanti. Andiamo avanti. È quel momento del video in cui potete commentare dicendo che è una merda, che non vi piace, perché ovviamente sono gusti. Se vi piace, vi piace. Se non vi piace, Piacenza. E spero ovviamente che questa serie vi sia piaciuta. La continueremo, perché probabilmente faremo ancora qualche piccola cosina, tipo la piastra, qualche giochetto al motore, la bancheremo, la faremo sfidare con altre moto. Quindi, se l'avete ancora fatto, seguitemi, iscrivendovi al canale, che è gratis. Lasciate un bel like, commentate dicendomi quello che ne pensate. Grazie, è stato bello realizzare questa moto. Noi ci vediamo nel prossimo video.